5, 4, 3, 2, 1, via, è partita la gara individuale. Comincia così il Festival del Potatore qui in Franciacorta. Comincia così la prima edizione del Festival del Potatore, con la colazione del potatore con caffè e grappa direttamente in vigna, la benedizione, la coda per l'iscrizione e ricevere la pettorina, e i concorrenti sono pronti. Nasce dall'idea di una delle aziende più importanti di potatura in Italia, Simonitten Sirk, che ha inventato l'omonimo metodo di taglio della vigna. Nota in campo internazionale con collaborazioni del calibro di Château d'Yquem, Château Latour o nella zona dello Champagne con Moët Chandon, la Napa Valley, la Sonoma Valley, fino al Cile con Concha y Toro, all'Argentina, all'Australia, fino al Sudafrica. Com'è nata l'idea del Festival del Potatore? Beh, l'idea di fare questo Festival del Potatore, al di là di quella che è la competizione, quindi la gara individuale a squadre che premierà i migliori potatori italiani, è stata anche quella di creare un giorno di attenzione, un giorno dove sia come dire, gli adulti, ma anche i ragazzi, i bambini, le famiglie in generale possono passare comunque una giornata in campagna apprezzando i lavori che si fanno in questo caso, una parte dei lavori che si possono fare in questo caso in vigna. Abbiamo, oltre alla gara di potatura, quindi tutta una serie di eventi, diciamo, paralleli. Dietro a noi ci sono i cavalli che stanno facendo la lavorazione del sottofila dei vigneti, per esempio, quindi un esempio di trazione animale. Ci sono altri artigiani che comunque sono sempre riconducibili a lavori che comunque al saper fare, ai lavori che comunque si fanno con l'uso degli occhi, con l'uso delle mani, con l'esperienza, con il saper fare il mestiere. Ecco, l'attenzione di questa giornata è stata rivolta proprio a quello, e siamo felicissimi di tutto il pubblico che è arrivato, perché al di là dei concorrenti che erano 120 e che in questo momento stiamo ancora esaminando, c'è stata un'affluenza di pubblico pazzesca e sembrava di essere veramente ad assistere a una gara sportiva, perché i non concorrenti, quindi gli spettatori, potevano, come hanno fatto, seguire i concorrenti a dei come dire, parallelamente su dei filari che non erano stati, come dire, che non avevamo messo come dire, nel programma della potatura, ma erano stati previsti dei corridoi per il pubblico affinché potesse assistere direttamente alle gare. Una figata incredibile, vedo le persone che sono felici, entusiaste, ed è veramente un'esperienza, credo che comunque è la prima in assoluto in Italia, però sicuramente, visto il successo che c'è stato, credo che ce ne saranno altre. Si svolge proprio nel cuore della Franciacorta il Festival del Potatore, in uno dei vigneti dell'azienda Bella Vista del gruppo Terra Moretti a Erbusco, in provincia di Brescia. Vigne con il classico metodo Guyot. La Franciacorta, territorio del vino, sorge a due passi dal lago d'Iseo e si è affermata per la produzione di vini spumantizzati a denominazione Franciacorta, riconosciuta tale dal 1967. Ed è proprio Vittorio Moretti, proprietario di Bella Vista, ad aver voluto ospitare il Festival del Potatore. Perché? Che la potatura è importantissima in funzione a quello che si vuol fare. Diciamo, sistemare la pianta per fare in modo che faccia il prodotto che vuoi. Quindi questo è quello, è il lavoro di base praticamente. Quindi momento molto importante per questo noi abbiamo deciso con Simoni di fare questa presentazione, perché la gente deve capire, le persone, i nostri clienti devono capire che il lavoro parte da lì, cioè che la vigna è la cosa più importante in assoluto per fare un vino importante, ma nello stesso tempo il lavoro nella vigna, tutto quello che ne consegue dalla potatura è il prodotto. Quindi è un lavoro importantissimo che bisogna dare la giusta valutazione, e in questo modo abbiamo cercato di fare questo,
questa situazione per far capire appunto ai nostri clienti cosa vuol dire il lavoro nella vigna e la potatura. Gara quindi che entra nel vivo, strutturata in due competizioni, quella per i singoli e quella a squadre. A giudicare il miglior potatore è una giuria composta dai tecnici di Simonitten Cirque, più due fuori classe della potatura. Raymond Favé, nominato re della potatura alla festa dei vigneron di Vevey in Svizzera nel 1999, quindi in carica da più di 20 anni, e Philippe Kunzmann, per oltre 10 anni responsabile della sezione malattie del legno della vite alla stazione di Colmar, in Alsazia, dell'Istituto francese della vigna e del vino. Come è strutturato il regolamento del primo festival del potatore e come si giudicano i concorrenti? Ci sono due competizioni, una individuale e una per squadre. In entrambe viene premiata la qualità della potatura, quindi i parametri secondo il metodo di potatura Simonitten Cirque, che sono quelli di rispettare il circuito della linfa, fare i tagli a corona e in più lasciare il legno di rispetto. A seguito di questa prima valutazione c'è un questionario dove si pongono delle domande a carattere generale sulla viticoltura e sulla zona della Franciacorta dove siamo, e poi c'è una valutazione anche della tempistica, cioè chi è più veloce può ottenere qualche punto in più. Mentre la giuria valuta attentamente i tagli e le risposte dei concorrenti, la giornata passa piacevolmente per i partecipanti accorsi da tutta Italia e graziati da un leggero sole di marzo, con Federico Quaranta di Decanter, Radio 2 e Linea Verde, insieme a Luca Viscardi, direttore di Radio Number One, che delizia il pubblico con una ricca playlist di musica pop e rock. Tra le varie attività di Wannabe a Pruningai, in un angolo del vigneto si scorgono le teste dei filari contrassegnati da gigantesche matite colorate e i bambini hanno piantato delle barbatelle, contrassegnandole con il proprio nome, ed ancora le decorazioni di casette per gli uccellini, l'andatura in calesse o il battesimo della sella in groppa agli asinelli dell'azienda Il Colmetto, la tosatura delle pecore fatta dal pastore Luca Brugnatelli, ma anche giri in elicottero con l'alpinista recordman Simone Moro. Il momento di decretare il vincitore è arrivato. Sono con 291 punti su 315. Oh, come on guys, the Avengers! Avengers! Sul palco, Riccardo Durata, Marco Osta, Francesco Beretta. Stiamo celebrando il vincitore della gara individuale del primo festival del potatore con 97 punti su 105, Marco Bergogli! Marco Bergogli, dov'è? Carina, Loris! Marco Bergogli, dove sei? Vengono a folla, come vinci il cittadino! Lavoro da 7 anni in questa azienda dove facciamo lavori per conto terzi e quindi ho finato con gli anni la pratica di potatura e non me l'aspettavo di vincere oggi, è bellissimo e al di là della vittoria era già una bellissima giornata, così è stato veramente un bel festival. Ad aggiudicarsi il podio per la miglior squadra dunque sono stati gli Avengers, ovvero Riccardo Turata, Francesco Deletta e Marco Ostan, con 291 tagli perfetti su 315 eseguiti. Al secondo posto Michele Botticini, Michele Gatti e Nasir Hamid di Bella Vista, e al terzo Andrea Gatti, Fabio Casadei e Marius Marineac di Cadel Bosco. Per la gara singola secondo classificato è stato Valerio Cristian Antone dell'azienda Antoniutti di Colloredo di Prato in provincia di Udine, mentre si è piazzata terza una ragazza, Giulia Florelli, dell'azienda Tuarita di Suvereto, una delle poche concorrenti in gara. Non mi aspettavo assolutamente di arrivare terza, penso che la mia faccia si possa vedere, sono ancora emozionata, tremo, però sono veramente contenta, è stato un divertimento veramente, poi arrivare terza è stata proprio la ciliegina sulla torta. Si conclude così dunque la prima edizione del Festival del Potatore e lo salutiamo con una domanda. Si potrà replicare in altri territori del vino italiano?